del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Eccoci finalmente di nuovo insieme, fratelli e sorelle carissimi, sono contento. Ci vediamo in questa domenica della passione del nostro Signore Gesù Cristo, è domenica delle palme come la conosciamo, ci vedremo anche domenica della Pasqua, sono contento, le limitazioni sono quelle che sono, anche dal punto di vista liturgico, ma io insisto, mi piacerebbe di più ma non si può, una volta al mese cercherò di venire, dunque per il mese di marzo e oggi, per il mese di aprile sarà la Pasqua e andremo avanti così, poi avviserò con largo anticipo, anche se capito che è semplice, vi sentite e questo è molto bene, per venire vi annunciate subito molto velocemente. Dunque la celebrazione di oggi ha due momenti. Il primo è quello della benedizione delle palme dell'ulivo nel nostro caso, e il secondo è la solita Santa Messa che celebriamo, questa volta però con un Vangelo più lungo, la passione del nostro Signore Gesù Cristo, che leggeremo anche noi, come avete fatto anche prima, in forma dialogata, saremo in tre e leggeremo così, io dico sempre, è un po' lungo, proprio perché ci incontriamo raramente, abbiate pazienza, leggiamo la forma lunga, non quella breve, perché poi non è tanto bello quando ci si celebra così di rado. Poi ve lo dirò, potete anche stare seduti, chi non può stare in piedi senza problemi, però un po' di pazienza per questa messa un po' particolare. Come sapete il triduo pasquale poi si può celebrare, lo possiamo fare in un solo posto, sono le disposizioni della curia, anche a Voghera sappiate che si celebra solo nel Duomo il triduo pasquale, non si celebra in altre chiese, e poi come dicevo la domenica di Pasqua ci vedremo di nuovo. Bene, adesso passiamo alla prima parte che è la parte della benedizione delle palme, questo rito che è l'onore dato a Gesù che entra in Gerusalemme. Certo lui sa molto bene quello che succederà, però ci fa vedere che ecco la gloria significa sì un'entrata gloriosa, ma il vero re, oltre a questa gloria, passa attraverso la croce, la vera gloria passa attraverso la croce, per questo, e questo è interessante, poi lo dirò nella predica, abbinamento tra l'ingresso glorioso, domenica delle palme, e poi la lettura della passione del nostro Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Chi vuole prendere un vivo in mano? Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, li gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Ora, fratelli e sorelle, imitiamo le folle che acclamavano Gesù e continuiamo con le letture. Sarebbe da fare la processione, la facevate una volta, sapete che non si può fare, saltiamo questo passo della processione e preghiamo insieme, recitando le folle degli ebrei, portarono rami d'ulivo, andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce: Osanna nell'alto dei cieli. E dunque ripetiamo: a te la gloria e il canto, Cristo Redentore, Osanna dei fanciulli, ti onora Re di Sion. A te la gloria e il canto, Cristo Redentore, Osanna dei fanciulli, ti onora Re di Sion. Tu sei il grande Re di Israele, il figlio e la stirpe di Davide, il Re benedetto che viene nel nome del Signore. Il coro degli angeli in cielo ti loda e ti canta in eterno, gli uomini e tutto il creato inneggiano al tuo nome. Il popolo santo di Dio stendeva al tuo passo le palme. Noi oggi veniamo a te incontro con cantici e preghiere. A te la gloria e il canto, Cristo Redentore, Osanna dei fanciulli, onora Re di Sion. A te che salivi alla morte, levavano un canto di lode, a te nostro Re vittorioso, si innalza il canto nuovo. A te la gloria e il canto, Cristo Redentore, quei canti ti furono accetti, le nostre preghiere ora accogli, Re buono e clemente che ami qualsiasi cosa buona. A te la gloria e il canto, Cristo Redentore, Osanna dei fanciulli, onora Re di Sion. Recitiamo insieme ai responsori la parte inerente. Mentre il Cristo entrava nella città santa, la folla degli ebrei preannunciavano la risurrezione del Signore della vita, agitava rami di palma e acclamava: Osanna nell'alto dei cieli. Quando fu annunciato che Gesù veniva a Gerusalemme, il popolo uscì per andargli incontro, agitava rami di palma e acclamava: Osanna nell'alto dei cieli. Mentre il Cristo entrava nella città santa, la folla degli ebrei, preannunciando la risurrezione del Signore della vita, agitava rami di palma e acclamava: Osanna nell'alto dei cieli.
tutta la parte di inizio della Santa Messa, perciò adesso passiamo direttamente alla colletta. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prosegue la Santa Messa con le solite letture di ogni domenica. Dal libro del profeta Isaia. Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché gli ho fatto indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepoli. Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, e mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto vergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerca una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie fossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto il mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piedi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Adesso, a differenza delle altre messe, quando
si fanno le letture, non c'è l'inizio con il saluto, con il segno, non c'è niente sul libro. Il cronista comincia subito, appena iniziato chi vuol sedersi si siede senza problemi. Mancavano due giorni alla Pasqua, passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano due giorni alla Pasqua agli altri, e i capi, i sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché è una missione rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni tra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro, andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa, il maestro dice dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli, e egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, la preparate per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro, prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono ad attristarsi a dirgli, uno dopo l'altro, sono forse io? Egli disse loro, uno dei dodici, colui che infringe con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo, prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro, questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte di Dio. Gesù disse loro, tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Pietro gli disse, anche se tutti si scandalizzeranno, io no.
Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un potere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondere. Venne per la terza volta e disse loro: dormite ormai, riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che vi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì. E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli spaccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnarne il tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrava. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e i popoli. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano in falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare in falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorda. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a puntargli addosso, a vendargli il volto, a percuotere la lingua. Fai, profeta. E il servo lo schiaffeggiava. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi andò fuori verso l'ingresso e un gallo cantò e la serva vedendo si cominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei re dei giudei? Ed egli gli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che gli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per il mio, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gli gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono il corpo, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutare: salve, re dei giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso, piegando le ginocchia, si prostrarono davanti a lui. Dopo essersi fatti petti di lui, lo spogliarono della porpora, gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggio. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla Campania, padre di Alessandro e di Ruth. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo delle grani, e gli davano vino mescolato con mirro, ma egli non se ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifisse. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, gli scrivi, tra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scende ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, fece buio su tutta
tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse e tuo padre decette una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò: Qui ci aspettiamo, facciamo delle paura. Del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Marta, Maria madre di Giacomo, il minore di Filiotes e Salomone, le quali quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano. E molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parascere, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, si aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se era morto il re. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora comprò un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Iodes stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore, gloria a te, Cristo. Siete pure per una breve riflessione, fratelli e sorelle, carissimi. Ecco, come dicevo all'inizio della nostra celebrazione, insieme all'ingresso a Gerusalemme trionfale, la Chiesa ci invita a fare anche la lettura della passione del nostro Signore e, seguendo il racconto appunto della passione, possiamo notare un fatto: dentro ci sono degli atteggiamenti che fanno vedere dei vari personaggi che fanno vedere quanto può abbassarsi l'uomo nella sua debolezza, nella sua cattiveria e di qualsiasi tipologia. Abbiamo diversi personaggi, abbiamo le alte cariche del Tempio, il sommo sacerdote, abbiamo il procuratore Pilato, abbiamo i discepoli del Signore, cari fratelli e sorelle. Discepoli abbandonano perché sono deboli, impauriti, i sommi sacerdoti sono cattivi. Questa è la gente che prima gridava Osanna e così via. Poi in realtà si può dire in poche parole che hanno avuto questi atteggiamenti nei confronti del Signore perché Gesù non corrispondeva ai loro schemi. Aspettavano un re liberatore dalla schiavitù romana,
aspettavano uno che portasse del benessere per il popolo eletto, perciò l'hanno accolto così in maniera trionfale. Poi niente di tutto questo, allora crocifiggilo. E di fronte a questa situazione, da una parte dobbiamo riflettere come noi viviamo nel rapporto con il Signore, perché molte volte anche le persone più brave, più buone, che frequentano, magari anche senza rendersi conto, forse lo facciamo anche noi più una volta, sacerdoti, conosciamo tanto la teologia, per debolezza aspettiamo un Signore che risponda e corrisponda ai nostri schemi. Oh Signore, ma questa disgraziata pandemia, ma come mai? Ma è possibile? Stai lì, non fai niente, non intervieni. È facile scivolare poi, se non si fa attenzione a queste cose, a degli atteggiamenti. Guardate che io ho visto tantissimi fedeli che, pur rimanendo di chiesa, di fronte a certe situazioni si ribellano un po' al Signore, perché il Signore non fa come la penso io. Buone intenzioni, perché poi non chiedono di vincere alla lotteria o una Ferrari, assolutamente no. Problemi seri in famiglia, ma perché non li risolvi come penso io? È una trappola, è molto pericoloso anche questo. Anche poi gli ebrei in fondo non è che dicevano una cosa chissà quanto cattiva, dicendo ma liberazione. Dobbiamo fare dunque molta attenzione, da una parte ecco a riflettere su questo rapporto, dall'altra dobbiamo renderci conto fin dove può andare l'amore di Dio Padre. Gesù dice a un certo punto, fa passare da me questo calice, ogni tanto esce fuori l'umanità del Signore, anche se era uomo e Dio, ma ogni tanto, ecco, Lui preoccupato anche di quanti saranno quelli che non accoglieranno questo suo sacrificio, ma anche umanamente, il Padre non toglie da Lui questo calice, lo fa bere fino alla fine, fino in fondo, per amore nei nostri confronti, per amore nei confronti di tutti quelli che hanno fatto tutte quelle miserie al Signore che abbiamo ascoltato, tutti, indistintamente. Quanto è grande questo amore di Dio Padre nei confronti delle sue creature. Ecco, noi dobbiamo, nonostante le nostre debolezze, riconoscere questo amore. Vedete, c'è un episodio che a me piace sottolineare molto, che l'abbiamo ascoltato. Tra Giuda e Pietro, il più grande traditore è stato Pietro. Pietro ha detto, non ti tradirò anche se dovessi morire con te. Giuda non ha mai detto una cosa simile. Giuda è stato molto lineare. L'altro è il traditore, dall'inizio alla fine. Pietro ha detto, assolutamente no. Io a tradirti, no. Davanti a chi lo rinnega? Davanti a una donna, e la testimonianza di una donna al tempo di Gesù, come oggi presso i musulmani, non valeva niente. Pietro lo tradisce davanti a una donna portinaia. Ma ci rendiamo conto. Il problema, in fondo, per il Signore, non è stato quello. Poi immaginatevi un'altra cosa. Il Signore ha detto a Pietro, dietro a me Satana, vi ricordate l'episodio a un certo punto che Pietro dice che non avvenga questo, la morte in croce, via di te, vai dietro a me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. A Giuda, dire Gesù, a Giuda non ha mai dato di Satana. Però, ecco, torno e poi concludo, la cosa essenziale è stata quella che è venuta dopo.
Giuda ha girato le spalle al Signore e ha preso la sua strada, mentre Pietro è rimasto attaccatissimo al Signore. Nonostante tutto, è rimasto lì attaccato. Dietro a me Satana, attaccato al Signore. È quello che dobbiamo fare anche noi, perché il suo amore ci tira fuori da qualsiasi debolezza, da qualsiasi situazione che ci porta ad infangarci. Ricordiamoci sempre questo. Il Signore ha dato la vita per noi, e sicuramente il più grande dolore per il Signore è vedere che qualche volta sono non poche le persone che non, scusate l'espressione, non sfruttano questo suo sacrificio per salvarsi. Perché in fondo è stato fatto per questo il sacrificio, per la salvezza dell'umanità. E a vedere che il suo sacrificio per certi va a vuoto è un dolore enorme. Dunque tutti noi, ognuno di noi, sappia apprezzare bene questo sacrificio del Signore fatto per noi, per tutti noi e per la nostra salvezza. Credo in un solo Dio. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Nel terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà in gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non ha fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e adorato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, profeta, un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti nella vita del mondo. Fratelli e sorelle, come veri discepoli seguiamo Cristo che entra in Gerusalemme per portare a compimento sulla croce la sua missione redentrice. Uniti al nostro Salvatore invochiamo Dio Padre. Per la passione del tuo Figlio ascoltaci. Per la passione del tuo Figlio ascoltaci. Celebrando il grande mistero della passione e morte di Cristo, guardi con cuore materno ai tanti suoi figli e doni loro conforto e sollievo. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio ascoltaci. Perché la celebrazione della settimana santa renda più intensa per tutti i battezzati la seguita di Cristo, che è il cammino verso la croce. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio ascoltaci. Perché coloro che soffrono, uniti alla passione di Cristo e consolati dall'amore fraterno, riscoprano la forza rigenerante della fede. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio ascoltaci. Perché i giovani, sostenuti dall'intercessione dei santi, siano autentici discepoli di Gesù e compiano senza paura scelte generose. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio ascoltaci. O Dio nostro Padre, che ci hai tanto amato da donare il tuo Figlio unigenito, fa che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della sua risurrezione, per Cristo nostro Signore.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto lo pane tutto della terra e del mondo. Consegnandosi volontariamente
mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donami per le pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. A distanza, con lo sguardo, con un inchino, ci scambiamo il dono della pace. Forse per la comunione conviene restare ai vostri posti, vengo io, come chi vuole, della mano. Thank you.
preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua intercessione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione solenne alla fine della nostra celebrazione, anche se trovate pure lì i manifesti, gli avvisi, ve li dico anche io. Dunque domani, sempre la celebrazione della Domenica delle Palme, ve lo dico, magari qualcuno vi chiede, alle 11 a Torrazza, alle 16.30 a Pragate, sempre la benedizione dell'Ulivo ad ogni messa lo facciamo. Giovedì santo, il 1 aprile alle ore 20.30, Santa Messa in Cena Domini a Torrazza, ore 20.30. 2 aprile, venerdì santo, ore 15, azione liturgica nella Passione del Signore a Torrazza. Non è una Santa Messa, è una celebrazione un po' particolare, perciò si chiama azione liturgica. Dunque alle ore 15, alle ore 20.30, via Crucis a Torrazza. 3 aprile, sabato santo, ore 20.30, veglia pasquale a Torrazza. Lo dico di nuovo, dobbiamo farlo in una sola chiesa, non in tutte. Mentre la Pasqua di risurrezione, alle ore 11, Santa Messa a Torrazza, alle 15.30 di nuovo ci vediamo qui a Sant'Antonino per la Messa di risurrezione e la Santa Messa della Domenica di Pasqua. E alle ore 17 Santa Messa a Pragate. Lunedì, tra l'ottava di Pasqua, 5 aprile, 9 giorno di precetto, la messa solo alle ore 11 a Torrazza. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il modello dell'amore, vi faccia gustare l'ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Amen. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede nella sua morte salvifica. Amen. Voi che seguite l'esempio di umiltà lasciato da Cristo, possiate aver parte alla risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Prima di salutarci, di andare via, scusatemi, dovevo dire anche questo, ovviamente gli orari dipendono se ci sono delle modifiche, poi dobbiamo anche noi adeguarci alle modifiche, non so, con queste zone rosse, oscure, via dicendo, quali saranno le disposizioni, noi comunque poi daremo avviso. L'altra cosa, cercherò di stare a disposizione per le eventuali confessioni. Più o meno sarò a Torrazza tutti i giorni dalle 17 alle 21. Inoltre lunedì o martedì, non lo so ancora, ci sarà un funerale a Torrazza, è mancato, non so se avete sentito, il cugino di Giovanni Ferrari, quello che è stato, che abitava a Pavia, è stato una volta il presidente della cooperativa. E mancato sarà il funerale. Bene, la messa è finita, andiamo in pace. Buona domenica a tutti, buona settimana santa e grazie a tutti voi per l'aiuto, per la partecipazione. Sia lodato Gesù Cristo.